Ci sono Line, Granzau, Ravzo, Jacobsen e Itason Usted e Thomsen. Kilkier attaccato, ancora il numero 3 che poi rischia tantissimo e recupera palla, Pernovic che si invola nell'uno contro uno, Pernovic, Kilkier con un recupero provvidenziale. Sono in 5 dentro l'area di rigore, pallone che sbuca e poi la conclusione vincente! Il vantaggio del Vojvodina Pupavac, buona trama qui del Vojvodina. Poi, attenzione a Peranovic, pallone sul destro. Peranovic, la finta. Peranovic, palla alta, grande giocata del capitano Sedic per Bang. Uno contro uno, ancora Bang. La sovrapposizione di Thompson, c'è spazio per il cross, eccolo che arriva a secondo palo Rosenberg e la grande parata. Regola del vantaggio ancora il numero 2, Tigesen cerca una deviazione, calcio di rigore, Fischia puzzo, parte. Hansen all'angolino, imprendibile per Prolic. ha pareggiato Larus con il suo numero 11 al 38 durante l'intervallo per i danesi. Un'altra possibilità: il 18. Che poi serve Fuxlang. Palla sulla destra verso Stephensal. Che prova la conclusione, mucchi in aria. Parte Bang, primo palo. Stacca Kilkier. Alla fine la spunta. Stanisic. Pallone per. Peranovic che prova il destro all'incrocio dei pali, un gol d'autore, un gol fantastico di Lazar Peranovic al ventiseiesimo. Passa in vantaggio il Vojvodina con il suo numero 8, un gol davvero bellissimo. Poi la verticale molto interessante, e Skorupan lo scarico per Stanisic, attraversa clamorosa, non è finita. Borovina. E la palla in rete! La palla in rete 3 a 1! Del Voivodina Fuchs prova anche lui col destro e trova! Difende palla sulla bandierina ed è l'ultimo pallone di questa partita! Ha vinto il Voivodina che vola in finale!